Sì, è un incontro importantissimo che tocca comunque tutti gli imprenditori, così come la pubblica amministrazione. Tocca anche a me in particolare perché faccio imballaggi, per cui è un tema ricorrente, è un tema giornaliero. Vediamo cosa farà l'Europa. Noi sicuramente siamo uno dei paesi più virtuosi. Gli imprenditori io credo che stiano facendo tanto e faremo ancora di più. E abbiamo bisogno del sostegno della pubblica amministrazione che qualche volta ha un po' di timori ad assecondarci, a seguirci, perché poi alla fine, insomma, se non ci sostengono loro, noi non andiamo da nessuna parte. Oggi tutti parliamo di sostenibilità, parliamo di economia circolare, ma se non abbiamo poi la volontà, il coraggio, la determinazione di fare le scelte giuste e cerchiamo di fare le scelte più facili, ovviamente queste belle parole di cui tanto ci riempiamo la bocca rimangono solo parole e non si traducono in quello che veramente è la necessità di un territorio. Adesso parliamo del nostro territorio, della provincia di Pesarubino, ma poi un po' di tutto il nostro paese, che ha bisogno di infrastrutture e di impianti seri. Purtroppo la vita ci insegna che l'uomo tende a fare le scelte più facili e più rapide, e non quelle giuste. Quelle giuste richiedono più fatica, più impegno e a volte più tempo. Se pensiamo ai nostri antenati, quanto hanno tribolato per fare il Colosseo, non avrebbero pensato di farlo, visto considerato che molti non l'avrebbero nemmeno visto, no? Quindi è chiaro che oggi abbiamo bisogno di guardare avanti. Il cambiamento climatico, il tessuto socio-economico credo che richieda un impegno da parte di tutti, e quindi spero che questi momenti, questi eventi servano veramente a stimolare un po' in tutti i gangli della nostra società, perché poi non c'è un anello debole, e magari ci può anche essere un anello più debole o un anello più forte, però poi tutti assieme devono fare la catena, e se non riusciamo veramente a rafforzare tutta la catena è chiaro che il piccolo inciampo ovviamente produce delle difficoltà e dei ritardi enormi. Per quanto riguarda la sostenibilità, che è un tema ormai molto inflazionato e che appartiene al dibattito quasi quotidiano, è un tema che ci accomuna tutti, ma è talmente vasto e grande che in questa parola si annidano anche tanti pericoli. Pericoli che molto spesso poi vengono scaricati su chi ha attività produttive. E magari con la scusa della sostenibilità, anziché differenziare i prodotti che non rispettano le regole ambientali, sociali, lavorative, rischiamo che chi penalizziamo sono sempre i produttori italiani, le aziende italiane e chi fa qualcosa ancora di sano e di normale. Mentre invece la distribuzione poi favorisce il minor costo di prodotti o da chi riesce a produrre sotto costo e non rispettando nessuna regola. Quindi bisogna stare molto attenti, perché anche dietro la parola così correttezza e sostenibilità si annidano tanti pericoli, anche nei dibattiti che vedo in termini di produzione, in termini di gestione dei rifiuti, in termini anche di produzione alimentare. La sostenibilità è costosissima, ovviamente, anche materiali riciclati, che spesso si può pensare che di avere un prodotto a un minor prezzo, no, è un prodotto che costa di più, e a questo ci dobbiamo abituare, perché c'è ricerca dietro, c'è un processo produttivo più lungo, c'è la raccolta se non altro, e creare la catena virtuosa del recupero e del riciclo è un costo, però è un costo che si può fare e secondo me nel tempo diminuirà molto.